Prima tappa Giro Trial, secondo appuntamento Giro Nordic. Una nuova sfida per gli appassionati di Nordic Walking e della corsa. Domenica 22 aprile, in una location molto particolare, la Valle di Schievenin, nel comune di Quero, ha ospitato le prove di Vertica Road Run e di Sky Nordic. Un tracciato tutto in salita, percorso sia da podisti che da Nordic Walkers. A Cesio abbiamo trovato la neve, qui c'è il sole, perfetto, sempre giornate stupende. Sì, troviamo giornate che fanno il paio l'una diversa dall'altra, però oggi c'è un sole che spacca qua a Schievenin, tra l'altro diciamo che in questo periodo a volte c'erano gli inverni ancora con la rugiada qualche anno fa, adesso si vede che il meteo ha voluto cambiare, è diventato moderno. Diciamo che oggi tutto ci fa aspettare un qualcosa di splendido. Speriamo che questo caldo improvviso non crei nessun tipo di problema, ma siamo anche organizzati per, diciamo così, superare questa problematica. Abbiamo per il Nordic Walking una novantina di presenze, abbiamo nella corsa 40 iscritti, quindi abbiamo 130 presenze a cronometro, non è un risultato, diciamo così, negativo. Forse mi sarei aspettato qualcuno in più nella corsa, ma insomma è come un parto, no? All'inizio si fa un po' di fatica, poi viene la gioia, quindi speriamo negli anni che vengono. Io la faccio con i bastoni, a differenza di altri che la fanno di corsa, vediamo come va. L'unica roba brutta che mi hanno dato sul numero uno, quindi partendo dai 30 secondi, i primi mi passeranno via la grande, ogni tanto sentirò dietro strada e mi sposterò, ma non c'è nessun problema. Cosa vi aspettate per oggi? Una bella giornata in compagnia. È una bella, sì, in allegria. Cerchiamo di mettercela tutta, dobbiamo fare un po' di bella figura. Camminata oggi in salita, è un po' una cosa particolare. Sì, sì, per me è una novità e poi c'è questi tratti di tecnica che non è proprio così semplice in salita. Per me è una novità, la prima in assoluto, penso anche a diversi di loro, non tutti, forse tutti sì. Benissimo, grazie. Anche per me è la prima volta, spero sia una bellissima giornata, percorso bellissimo e spero di divertirmi molto. Cesio con la neve, oggi col sole? Per fortuna oggi con il sole, per fortuna è uscita l'estate, la primavera, fantastico, viva il caldo! Voluto proprio denominare Sky Nordic questo tipo di manifestazioni per dare un concetto diverso. Si può fare il Nordic Walking in una salita un po' più improba, si può fare con le dovute cautele e le dovute misure, però si deve fare perché naturalmente non tutti abitano in paesi di pianura e quindi chi abita in montagna deve avere pari dignità, no? E di conseguenza noi abbiamo pensato allo Sky Nordic, che consente di utilizzare anche le tecniche avanzate che spesso sono spiegate anche nei corsi ma poi non vengono utilizzate perché non servirebbero a niente, adesso servono. Quindi ci tengo anche proprio in video a voler far cambiare idea a quelle persone che in questo periodo hanno anche voluto dire che questo non è Nordic Walking, perché in primis si prova e poi si giudica. E in seconda analisi si sperimenta e poi si decide se una cosa non funziona oppure no. Io credo che sia la maniera più giusta di pensare. Poi ognuno naturalmente ha il diritto di pensare come vuole. La camminata in bastoncini in salita, cosa ha di differenza rispetto alla pianura? Si usa di più la tecnica parallela. E nei casi della salita più pendente, l'indirizzo che noi diamo nelle Sky Nordic è di utilizzare una parallela non con una spinta ogni tre passi, ma ogni due passi, proprio per aumentare la frequenza, senza però andare a modificare niente delle terminologie delle spinte. In avanti e dietro deve essere tutto rispettato. Benissimo, grazie e buona fortuna. Che la fortuna ci aiuti, grazie a voi.
appena finito la camminata, com'è andata? Dura, tanto dura e vabbè, è salita, campionato di salita, va bene così, insomma, dopo i 10 km ieri a Bologna per il campionato race nazionale di Nordic Walking agonistico, ho fatto anche questo perché sto lottando per il giro nordico e va bene così, insomma, però tanto dura e vediamo, dai. Ieri comunque anche una bellissima giornata. Sì, calda, 10 km sul campionato race, primo in classifica di categoria e va bene, oggi quinto, va più che bene, visto la salita com'era, la strada, tutto bene, insomma, va bene così, va bene così.